Ciao a tutti! Oggi, qui sul canale di Esperienza di Vita e Premorte, affronteremo un argomento che spesso ci spaventa e ci fa sentire impotenti: la morte. Se crediamo in Dio, la morte non ha più potere su di noi. La nostra fede ci insegna che la morte non è la fine, ma solo un passaggio verso una vita nuova e piena di luce. In questo video esploreremo insieme come la fede in Dio ci permette di affrontare la morte con serenità e speranza, riscoprendo il valore della vita e la bellezza dell'eternità. Crediamo in Gesù Cristo e nella sua missione divina di salvezza. Quel giorno, 2000 anni fa, Gesù risorse aprendo la via alla salvezza e dimostrando a noi stessi che la morte non è l'orrore che pensiamo, ma che invece contiene alcune delle verità più profonde e importanti della vita umana. Poiché la nostra natura è duale, siamo composti dallo spirito che ci dà la vita, la forza, l'intelligenza e la capacità, e dal corpo che, sottoposto alle leggi naturali, è soggetto alla debolezza e alla decadenza. Ognuno di noi morirà, ricchi o poveri, nobili o plebei, e non possiamo fare nulla per evitare questa destinazione inevitabile. Tuttavia, non dobbiamo vivere con sconforto o paura, ma invece essere felici di essere vivi, perché viviamo, moriamo e rinasciamo. Gesù ha dato questa notizia diventando uomo e carne come noi, mostrandoci, lasciando i segni di tutto questo, affinché nessuno potesse dire di non sapere. Non abbiamo motivo di essere tristi, dobbiamo vivere nella gioia e nella pace, nel tempo che trascorriamo in questo mondo. È vero che non siamo abbastanza forti da non piangere quando un nostro caro ci lascia, è vero che proviamo un vuoto che non può essere colmato, è vero che la tristezza ci toglie il fiato e non possiamo capire perché dobbiamo passare attraverso tutto questo. Non possiamo impedire la maledizione della morte che ci colpisce, ma allo stesso tempo non possiamo impedire la risurrezione del nostro corpo. Grazie a Gesù, anche noi emergiamo dal sepolcro per vivere una nuova vita vera. La missione di salvezza di Gesù non è finita con la sua morte e risurrezione. Sarà completata solo quando ogni figlio di Dio sarà salvato. Siamo immortali perché siamo amati da Dio e non dobbiamo dimenticarlo. Preghiamo insieme. Caro Dio, in questo momento sento una grande paura per la morte terrena e per quello che potrebbe accadere dopo la mia dipartita da questo mondo. Chiedo di concedermi la forza di superare questa paura e di affidarmi a te con totale fiducia e serenità. Aiutami a comprendere che la morte terrena non è la fine, ma solo un passaggio verso una vita nuova e luminosa in tua presenza. Donami la pace interiore e la consapevolezza che tu sei con me ogni giorno della mia vita e che non mi abbandonerai mai, nemmeno al momento della morte. Ti chiedo di illuminare la mia mente e di riempirmi di speranza e di fede in un futuro migliore dopo la morte. Concedimi, oh Dio, la grazia di vivere ogni giorno della mia vita con la gioia e la gratitudine per tutte le benedizioni che mi hai concesso e di portare la tua luce agli altri, così da essere sempre pronti ad incontrarti nella pace e nell'amore. Ti ringrazio, Dio, per il tuo amore infinito e per la tua misericordia che mi accompagnano sempre nella mia vita. Signore Gesù, con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, dando la speranza di una nuova e luminosa vita in te. Concedici la pace e la serenità necessaria per riflettere sui tuoi insegnamenti e sull'amore che ci hai mostrato, affinché possiamo capire il grande sacrificio che hai fatto per la nostra salvezza e imparare da te a vivere con un cuore pieno di bontà e generosità. Sii con noi in questo tempo e riversa la tua immensa misericordia nei nostri cuori, affinché possiamo portare il tuo messaggio di salvezza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Aiutaci a vivere in pace e armonia con tutti, dando la forza e la determinazione per lavorare per l'avvento del tuo regno sulla terra. In ogni momento della vita, la paura della morte può afferrare il nostro cuore e la nostra mente, facendoci sentire deboli e vulnerabili. Ma ricorda sempre che la fede in Dio ci dona la forza di superare ogni paura e di guardare alla morte come a un passaggio verso una vita nuova e radiosa. Voglio conoscere il tuo pensiero sulla morte e su come affronti questo tema nella tua quotidianità. Faccelo sapere nei commenti. Che questa preghiera fatta ti dia la pace e la fiducia necessaria per superare ogni ostacolo e per camminare sulla via della vita con serenità e speranza, sapendo che non sei mai solo e che Dio ti guida sempre e ovunque tu vada. Che il Signore ti benedica e ti protegga sempre e che la sua luce e la sua grazia ti accompagnino sempre lungo il cammino della vita e oltre la morte terrena. Amen. Ti aspetto nel prossimo video. Continua a seguirci per restare benedetto e non temere più la morte.